salute mentale e di come dopo la pandemia il tema della salute mentale debba essere considerato sempre più integrato all'interno del ragionamento sul benessere della persona, sia una discussione non più rinviabile. Per tanto tempo c'è stata una stigmatizzazione con alcune indicazioni, alcune lezioni da apprendere. Una di quelle è che non si può separare il benessere fisico dal benessere mentale. La pandemia ci ha costretto ad affrontare tutti stati di ansia, stati di depressione, elementi che ci hanno segnato nel profondo, e chi anche in quest'aula meglio di me ha competenze in questo senso sa come gli elementi di accesso anche al tema della salute mentale siano difficili, perché nessuno ha timore di andare dal medico se ha qualche elemento che non va dal punto di vista della propria salute, ma accettare il ragionamento di aver bisogno di uno psicologo, di aver bisogno di un accompagnamento rispetto a situazioni di difficoltà è sempre visto con una certa diffidenza ancora adesso. Stanno accadendo cose anche molto positive dal punto di vista del superamento dello stigma. Chi recentemente ha seguito le Olimpiadi, le ultime che si sono tenute, ha visto una importante atleta, forse la ginnasta più importante della storia, che si è ritirata per problemi di salute mentale, denunciando che anche in società famosa che si chiama Naomi Osaka ha rinunciato a alcune sue iniziative sportive proprio per affrontare il tema della salute mentale. L'accesso alla salute mentale nella nostra regione è, e nel nostro paese è ancora inferiore a quello di cui ci sarebbe bisogno. Nelle società occidentali mature il tema delle persone che sono colpite durante il proprio percorso di vita da problemi di salute mentale, siano di media e intensa gravità, è tantissimo. E sarà in aumento anche perché gli effetti di lungo periodo del lockdown, dal punto di vista anche evolutivo dei ragazzi che hanno subito questa privazione forzata delle relazioni, non è ancora calcolato e studiato. E il ragionamento di introdurre in maniera sostanziale nel sistema sanitario nazionale una figura che, come il medico di famiglia o il medico di base, possa diciamo essere a disposizione di chi deve affrontare o vuole capire se ha bisogno di un supporto, ha bisogno di un percorso, è un elemento che consente di superare questa dicotomia tra il benessere fisico, che è curato, evidenziato e non colpevolizzato, e la salute mentale. E va in questa direzione. Il Parlamento italiano alcuni mesi fa ha votato una mozione di 32 punti proposta dal Partito Democratico, che tiene conto di questi aspetti e tiene conto anche della necessità di inserire in maniera più strutturata il tema di psicologi di base all'interno della riforma del sistema sanitario nazionale. Quando noi dovremo discutere, e spero che quest'Aula possa discutere della riforma della sanità della nostra regione, dovrebbe all'interno della rete dei servizi territoriali, della rete multidisciplinare, dell'assistenza agli anziani, del tema delle solitudini che questa pandemia ha reso più acuta, e che non è un tema che riguarda solo gli anziani, ma riguarda molte persone dai 30 ai 50 anni, dovrebbe inserire la centralità delle reti di salute mentale all'interno di quello che è il percorso di riorganizzazione della sanità. Quindi io spero che ci sia da parte della Giunta una apertura ad una riflessione su questo aspetto e che si incentivi anche in maniera sperimentale la figura di psicologi di base come primo punto di accesso al tema del supporto psicologico e dell'accesso alle risposte rispetto ai problemi di salute mentale che il 30% della popolazione ha nel corso della propria vita. E nella nostra regione, che ha indicatori più alti della media italiana rispetto a problematiche di carattere psicologico e psichiatrico, penso che sia un elemento di rafforzamento della rete di prossimità della salute, che è quella su cui dovremo investire e su cui sono anche centrate gran parte delle risorse del PNRR. Grazie.